Ragazzi, buongiorno. Questa mattina dall'hotel di Toledo, la camera più grande di tutto il viaggio, è enorme. Comunque, questa struttura rapporto qualità-prezzo, dal mio punto di vista, è la migliore finora. Circa 80 euro a notte, con il parcheggio, con il garage per la moto, che ora vi andiamo a mostrare. Sara, quasi pronta? Pronta, non quasi. La fai? Poveri caschi. Ascensore, non ci pensare a prendere le scale. Eccoci qua, versione total black per me, black and yellow per Sara. Black, yellow and white. Perché lei è più figa di me. Meno uno, il garage è proprio qua. Dai, tenerone. Temperatura alta, prevedibile. Dovremmo fare benzina immediatamente in modo da toglierci il pensiero. Queste sono le mura cittadine, la porta con lo stemma di Carlo V, uno degli ingressi alla città. Toledo è stata anche chiamata la città delle tre culture perché qui hanno sempre convissuto ebrei, musulmani e cristiani. Il monastero di San Juan de los Reyes. Tosta forzata per fare rifornimento, però è piacevole vedere il benzinaio che fischietta e che dice buon dia, come se fosse una bellissima giornata. Non gli ho chiesto nulla, ma la gentilezza. €1,769, ho messo la 95 ottani piuttosto che la 98 ottani. Essere mejor? Sì. Ok. Adios. Gracias. Riparte con distese di olivi, prima tappa che faremo con Suegra, 60 km, 50 minuti di tempo, strada normale, non superstrada. Andiamo. Hanging on to hope and holding on to a dream, wishing for the kind of love you see in magazines. The illusion falls and nothing's what it seems to be. The part left hurting deep inside of me. Heard a whisper, someone saw you at a bar. Was it the same night you had trouble with your car? It's getting old, I've heard your stories told a thousand times. Maybe you are using the same old lines. Odore di peperoni alla brace. Nel frattempo, maiale, mi dice Don Quixote qua davanti. Cause there's no fixing.
dopo aver fatto foto, video, lasciamo questo posto fantastico che solo nelle favole, nella letteratura sembra possibile di vivere. I signori che abbiamo salutato, li abbiamo incrociati in hotel, fate buon viaggio. Questo, se non sbaglio, dovrebbe essere il mulino dove chiedere informazioni, Bolero. Come sempre ci godiamo il posto senza orari, facciamo sempre tardissimo. Adesso per arrivare a Ronda c'è tanta, ma tanta di quella strada, ma ragazzi, noi siamo in Spagna, ci piace godere la vita, siamo goderecci come gli spagnoli, quindi vada come vada, a che ora arriviamo non importa, godiamoci il momento che stiamo vivendo. In fondo sarà più fresco. La cosa importante è questa. Anzi, dice Francesco, sarà più fresco. Bene, sarà più fresco, mettiamola così. Consuegra dorme, è in siesta. Non c'entra nulla, ma sempre la chicca nerd non guasta. Al ritorno, recensione, video pippone sul nuovo drone DJI Mini 3, perché dal mio punto di vista per viaggiare è il top in assoluto. Direzione Andalusia, vamos! Ogni tanto capitano di queste strade, per ora è molto raro, però speriamo che sia un tratto breve. Non è così breve. È tipo una strada che abbiamo vicino casa, detto in dialetto la strada del Luciglià, che porta verso Villa San Filippo, che dopo un tot di anni magari viene rifatta, ma pian piano si riempie di buche di nuovo. È la strada del Luciglià. Siamo nel bel mezzo del nulla, 10 km di questa strada, a un lato della strada c'era anche un divano buttato, un attimo, un divano appoggiato, però se tu lo capovolgi un attimo ti vuoi fare un pisolino, la siesta, dato che sono le 2:30. Forse siamo fuori, forse ce l'abbiamo fatta. Siamo alla fine e riprendere la strada principale, eccoci. Venivamo da là, un po' meglio. Siamo nei percorsi di Don Quixote. Forse ci fermeremo a mettere qualcosa sotto i denti qui, che tanto possiamo guardare la tenerona. C'è l'ombra qua a destra, sotto la pianta. Questi posti che arrivi e puoi mettere la moto nel cortile, secondo me sono il massimo. È un rispetto assoluto per i motociclisti, è bellissimo. Ora la domanda nasce spontanea, ma saremo troppo goderecci, come dice Sara? Bocadillo, cerveza. Io ho preso una chitarra vegetale. Appena arrivata. La chitarra vegetale. Il piatto che ho preso io assomiglia, me lo sentivo vagamente, ha un tramezzino, però quindi, è più buono perché il pane è migliore, è croccante, il pane è normale. Caffè con ghielo. Se passate da queste parti, tra Consuegra, direzione Ronda, lungo la strada, caffè, ristorante, potete parcheggiare all'interno, stra consigliato. Abbiamo pagato 10,50 euro, tutto compreso, caffè, birra, due panini. Top ragazzi. Gracias, adios. Questa è la strada che ci aspetta, noi siamo qua, faremo tutta strada normale, mi dice 4 ore e 55, ma penso che metteremo molto meno, perché i limiti sono di 80-90, noi andiamo leggermente di più, ma leggermente, quasi vicino a Gibilterra. Salutiamo il posticino lungo la strada, Residenza La Granja, e ripartiamo. Sancho y Don Quixote, si va.
Va bene così, domani lasceremo la Spagna, diamo il tutto e per tutto.
provincia, siamo nella provincia di Cali. Il sole si sta coprendo proprio ora. Un chilometro e mezzo per Setenil della Bodegas. Siamo a Setenil in questo momento, 23 gradi. Vediamo se riusciamo a vedere le case, quelle sommerse dalla roccia. Ci credo poco perché secondo me è isola peronale. Il bianco accecante delle serate andaluse. Setenil. Le casine che vorremmo vedere dovrebbero trovarsi in quella direzione, quindi adesso riscenderemo la cittadina e vediamo se riusciamo a portarci a casa qualcosa. Giù perché abbiamo chiesto informazione a una signora disponibilissima che sorrideva quando ci ha visto perché sapeva cosa le avremmo chiesto. Tutta la carrettera, la cueva, per quello che ho capito io, sotto la montagna, la cueva. Andiamo a vedere. Vediamo qui sotto, ecco. Andiamo a fare un giro veloce. Questo era quello che avremmo voluto tanto vedere. E continuano per tutto il percorso. Lucia, mia sorella, guardate che spettacolo, sembra una cosa artificiale. Ve li faccio vedere da quest'altra angolazione. Eccolo qua, c'è questa roccia che praticamente incombe sulle casine bianche. Fantastico. Torneremo, qui è da pernottare assolutamente. Francesco ci sta aspettando in fondo alla via. Credo che io sia abbastanza buffa da vedere, sembra che io venga dalla luna. Tra l'altro ci sono dei buonissimi odorini, sia pesce che carne. Buono, buono, fame. Guardate come siamo messi, io sopra la moto che sto aspettando Sara che torna. Intanto c'è un cagnolone qua sopra che mi sta osservando. Eccolo qua, e Sara che torna dalla mascoperta. Tornati. Com'è? È carinissimo. Bisognerebbe pernottarci perché ci sono tutti i localini, sì. Questo è quello che dico sempre, bisognerebbe avere tempo infinito per viaggiare seriamente. Oggi è stata una giornata anche troppo lunga. Per fare una cosa fatta bene sarebbe stato da fermarsi anche prima, ma non possiamo. Dobbiamo dedicare un po' di tempo anche al viaggio che verrà fatto un po' più a sud, quindi destinazione Marocco, poi vediamo fino a dove scendere. Ora si va perché ho impostato il navigatore 22 minuti per l'hotel a Ronda, circa 19 km. Andiamo che sono le 9:25 l'ora di arrivo. Rischiamo di non mangiare anche in Spagna. Andiamo ragazzi. Salutiamo Setenil. È uno di quei posticini semplici, anche i localini erano molto semplici, molto alla mano, un po' come era anni fa da noi, senza troppe pretese, però sono quei posti che veramente ti fanno sentire in vacanza. Non si spiega, è così anche per noi italiani, cioè sono quei posti che ti fanno pensare al mare, ti fanno pensare a un pareo, a un vestitino leggero, a una ciabattina, senza pretese. Ma che sto dicendo Sara, pareo senza pretese? Ma ragazzi, per me ha talmente tanta fame che il cervello sta svalvolando. Altro posto dove tornare spunta sulla lista. Al ritorno io super pippone tra Garmin e Google, lo devo fare assolutamente perché devo raccontarvi molte cose. 3 chilometri all'arrivo in hotel. Bienvenidos a Ronda.
dovremmo essere quasi arrivati. Sono le 9.45 di sera. Siamo a 500 metri, odore di pollo arrosto. Il maiale di Sara sempre presente. Provo a lasciarlo a casa, ma viene sempre con noi. Andalusia, sì. Però là. Entriamo proprio nel cortiletto. Ci siamo. Arrivati. Non pensavi di arrivare, eh? Moto parcheggiata fronte reception, ancora dobbiamo scaricarla. Pronti un attimo per mettere qualcosa. Prontissimi. Tanto ci hanno detto che i ristoranti qui chiudono a mezzanotte, quindi per questo il posto è il posto mio. Oggi, come hai detto, ce la prendiamo? Ce la prendiamo comoda. No, hai detto questa parola. Detto siamo... Ce la prendiamo? Vabbè, sono fritto questa sera in quel posto. Poi vi mostreremo tutto quanto. Grande tenerone. Praticamente abbiamo attraversato la strada perché il nostro hotel è qua dietro, non lo vedete, ma 50 metri. Primo ristorante, ce l'ha anche consigliato il tipo della reception, vediamo cosa ci fanno mangiare. Però nel frattempo potete sentire l'animosità, la veracità dei gestori, dei cuochi anche, si chiamano, urlano, e il plato è pronto, fantastico. Sara più è stanca e più chiacchiera, è una cosa, è inversamente proporzionale. Tocca, del tempo? Ah no, no? No, del tempo, no, no. L'hai fatta arrabbiare, tocca, no. Tocca. Come per dire, è troppo fredda, perché pensa di non averla del tempo. Adesso dentro il forno te la metti. Tocca. Ecco il nostro pescato. Del dia. Aveva ragione la ragazza, perché ci aveva detto che per due era sufficiente. Vediamo adesso se è sufficiente. Vediamo. Per noi non è mai sufficiente nulla, ma... Tutto terminato. Termine giusto, è spolverizzato ormai. Oh, hai imparato. Comunque, come ti ha detto? La ragazza, soddisfatta del consiglio che ci aveva dato, mi ha detto, ti gustò? Sì. E anche molto. Perfetto. Questa sera abbiamo speso 17 euro, oggi 10 euro. Iniziamo veramente a spendere il giusto. 50 euro per la struttura e speriamo di spendere ancora meno. Quello è il ristorante, questo è l'hotel. Fra, pensi di arrivarci all'hotel? È ce dura, la fai? È molto duro. Dai, andiamo, dammi la mano. Comunque, nanna presto perché domani dobbiamo andare ad Algesira a prendere il traghetto per il Marocco. Quindi un'ora e tre quarti di strada, incrociamo le dita. Speriamo di farcela. Riposiamoci e forse ci rivediamo nel prossimo episodio in un altro continente. Ciao. Speriamo. Ragazzi. Ah, dimenticavo, questa notte tenerona coperta. Sì, perché era lungo la strada, abbiamo preferito, insomma, vestirla, poi è perché fresco. È freddo, dai. Buonanotte. Take it to the